Salve a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi vedremo come collegare il relè al nostro sistema di Arduino tramite la breadboard. Io, come vedete, ho già fatto il cablaggio, però vi ho fatto uno schema in modo tale che voi possiate collegarlo. Sullo schema non sono riuscito a trovare il nostro tipo di relè, quindi ne ho messo uno qualsiasi, però ho ricostruito i collegamenti come sono in realtà. Allora, come vediamo, sui primi due c'è la parte dove poi c'è l'avvolgimento e gli altri tre pin, che sono tre a destra e tre a sinistra, sono quelli che andremo a contattare. Io ho inserito il nostro relè a metà della nostra breadboard come il nostro pulsante. Adesso ho fatto un disegno molto tecnologico del relè. Però rende l'idea. Allora, visto dal di sotto, il nostro relè presenta due piedini, poi più staccati altri tre piedini in fila, da un lato e dall'altro. Allora, i primi due piedini sono quelli dell'avvolgimento, quelli che fanno fare il famoso click, che contattano il relè. Quando il relè è senza alimentazione, quindi non alimentato, quindi in questi due piedini qui, quelli più distanti per intenderci, quelli dell'avvolgimento, non c'è tensione, è in posizione 1 di default. Ciò vuol dire che il primo piedino e il secondo sono uniti. Adesso se riesco, lo scrivo anche. Questo è il primo ed il secondo, sono uniti. Al momento che voi date tensione all'avvolgimento, il contatto cambia e sarà unito il primo piedino sempre e il terzo. Quindi potremmo definirli, io credo sia giusto definirli così. Col contatto normalmente aperto è questo quello che viene, mentre col contatto normalmente chiuso lo schema è questo, il numero 2. Noi andremo a collegare sulla nostra breadboard entrambi i sistemi e mannaggia Windows 8, io darei una pedata a chi l'ha fatto perché è una cosa veramente odiosa. E adesso andiamo a vedere come. Prendiamo la nostra breadboard e colleghiamo il 5 volt e la massa a questa maniera. Su una delle nostre strisce laterali, quelle che come ormai sappiamo la corrente passa da cima a fondo. Dopodiché posizioniamo il nostro relè nel centro della basetta e andremo ad unire il polo negativo alla breadboard, in questo. L'altro polo, che dovrà essere il positivo per fare il contatto, lo andremo ad unire sulla nostra Arduino al pin 2, l'ho messo. Quindi state bene attenti a non sbagliare i collegamenti. Lavoreremo sempre con 5 volte, potremo attaccare tensioni superiori, ma io non credo sia ancora il caso di farlo, quindi per ora lavoriamo con 5 volt e utilizziamo semplicemente il relè giusto per capire il funzionamento, perché sinceramente io all'inizio un po' di fatica l'ho durata prima di riuscire a trovare il sistema di farlo funzionare. Va bene, non perdiamoci in troppe chiacchiere. A questo punto lasciamo da parte tutta la parte del relè e ci dedichiamo alla nostra parte del pulsante. Il pulsante lo attacchiamo come l'abbiamo già visto, come quando ci accendevamo il LED, il solito identico sistema. Mettiamo il pulsante a metà della nostra breadboard, un positivo sul primo piedino. Vi ricordate come funziona il pulsante, no? I due piedini, ve lo faccio vedere meglio perché questo lo posso sganciare semplicemente. Allora, i piedini sono quattro, due più ravvicinati, due più lontani.
Quelli più ravvicinati, quelli dove che hanno la stessa incurvazione, si contattano tra di loro. Noi dobbiamo andare a contattare questi due piedini. Quindi adesso riposiziono il pulsante a metà della nostra breadboard e contattiamo un polo positivo su un piedino del pulsante. E dopo con un filamento, con un jumper, lo andremo a contattare al nostro Arduino. Io l'ho contattato alla posizione numero 7. Voi potete metterlo ovunque, comunque sia, tranne che sulla massa, ovviamente. Dopodiché dobbiamo inserire, sempre sul secondo piedino, un resistore da 10 kΩ, mi raccomando. Riesco a farvelo vedere come è fatto. Eccolo qua, perfetto, vediamo se riesco. Oh, questo, il blu, come vedete, è il positivo. L'arancione è andato a contattarsi al nostro Arduino. Il resistore che va contattato sul solito filare del jumper arancione. Ora riposiamo tutto prima di fare ulteriore danno. Eccoci. E poi al terminale del resistore contattiamo un altro jumper che andremo a posizionarlo sul filare del negativo sulla nostra breadboard. Quindi cosa abbiamo fatto? Un positivo sul primo piedino. Poi abbiamo messo un jumper che sarebbe questo. Vi posso mettere anche i soliti colori, perlomeno vi aiuta anche leggermente di più col video, quindi questo l'abbiamo messo blu, questo arancione e questo verde. Ho fatto tutti i colori che c'erano, non li ho messi, non sono stato molto attento. Verde, perfetto. Così ricopia lo schema che vedete qui sul video. Adesso andiamo ad inserire i nostri LED. Dobbiamo passare un jumper dal positivo al piedino numero 1, come quello in posizione. Ecco, perfetto. Al piedino numero 1. Sul polo positivo e poi dal terzo piedino collegheremo un jumper più avanti ad una resistenza da 220 ohm. In questo caso la resistenza ci vuole, non fate come me che ho fatto danno. Sulla nostra resistenza andremo a collegare il nostro anodo del LED, ovvero il polo positivo. Mentre il catodo lo andremo a collegare direttamente al negativo, alla massa della breadboard. Fatto ciò, passiamo all'altro lato del nostro relè e collegheremo sul primo pin il positivo e sul secondo pin lo collegheremo alla resistenza, al nostro resistore, sempre da 220 ohm, che andrà messo sull'anodo, come vedete, del nostro LED. E il catodo, ovviamente, al negativo. A questo punto la nostra struttura è finita, non necessita di altro. Avete pazienza se non l'ho fatto insieme a voi, ma l'ho fatto prima per fare alcune prove. E sinceramente, poi tanto dopo ho visto che mettendo le mani in continuazione sopra per collegare un cavo all'altro, forse era meno chiaro che spiegarlo direttamente da uno schema ben definito. A questo punto non ci rimane altro che andare nella nostra parte di programmazione. Quindi apriamo il nostro
ormai famoso sketch di Arduino. Questo voglio spostarvelo leggermente perché non so se altrimenti riuscite a vederlo. Ecco qua. Forse adesso lo vedete meglio tutto. Quindi qui ricapitoliamo. Il pulsante è collegato a positivo. L'altro lato del pulsante, quindi quello che quando premeremo verrà contattato al jump set della basetta, al pedino 7 di Arduino, un resistore da 10 kΩ che sarà collegato al negativo per chiudere il circuito. Questa è la nostra programmazione, sono 4 righe, un setup e un loop. È un loop dove andremo a dichiarare i piedini 2, che il 2, se vi ricordate, è quello che va sul nostro relè dalla parte della resistenza, quindi dove c'è l'avvolgimento, e il piedino numero 7 che uscirà, che sarà d'ingresso del pulsante. Dopodiché andiamo a compilare il loop, creiamo una variabile e vediamo, io l'ho chiamata stato perché col pulsante lo stato di una variabile è o high o low, non ci sono valori intermedi. Quindi Io lo chiamo stato perché è un nome identificativo che mi fa capire subito cosa voglio. Tant'è che lo assegniamo uguale al digital read 7. Quindi al pedino 7 dove abbiamo inserito il contatto del pulsante. Dopo scriviamo if, mannaggia, ho anche i lavori in casa, o meglio sotto casa, stato uguale, mi raccomando, il doppio uguale come termine paragono a height, digital write 2 high, else che vuol dire altrimenti oppure digital write 2 low. Questo è il nostro codice. Adesso attacchiamo il nostro Arduino e lo andiamo tranquillamente a caricare. Perfetto, il caricamento oggi fortunatamente è stato molto veloce. Come vediamo è acceso un LED sì e un LED no. Io ho messo un LED verde e un LED rosso semplicemente per migliore chiarezza. Allora, adesso è acceso, guarda, questo lo voglio cambiare il colore, giusto? No, è questo, è il verde. No, devo proprio andarlo a cambiare dalle proprietà. Ok. Perfetto. Allora, verde e rosso. Adesso è acceso il LED verde perché non do tensione al nostro relè, quindi il contatto aperto è il contatto 1. Quindi in questo caso, come vedete, il connettore 1 e 2. Questo mi sono scordato di scriverci. D'altra parte, nel 2015 quasi, queste sono le nostre potenzialità per scrivere un disegno, per fare un disegno in alta definizione. Al momento che andrò a premere il pulsante, il relè verrà contattato e si accenderà l'altra luce, quindi questa rossa. Perché? Perché all'interno del relè c'è una molla che scambia i due contatti. E quindi andrà a contattare il primo con il terzo piedino.